Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, approfitto subito dell'occasione per dirvi che questa domenica, il numero 19, terrò la mia seconda e ultima del 2021 diretta online, dove mi potete chiedere qualsiasi cosa riguardo al basso, alla musica, alla teoria, a tutto. Chi ha già partecipato alla prima sa già un po' come funziona, comunque la potrete seguire sia sui miei profili Facebook, quindi la pagina o profilo personale, o su YouTube, quindi sul mio canale. Domenica 19, 20:45 in punto proprio. Quindi ovviamente è gratuito, ovviamente potete chiedere qualsiasi cosa. Allora, oggi vado a rispondere a una domanda che mi ha fatto Salvatore, che saluto e ringrazio. Allora, la domanda è questa. Personalmente io ho il problema nei sedicesimi che la mano destra è più lenta della mano sinistra. Esiste qualche esercizio specifico per farle andare alla stessa velocità? Allora, ovviamente la coordinazione mano destra e mano sinistra è fondamentale perché sarebbe come una macchina dove il motore funziona perfettamente, ma ad esempio le ruote vanno così. Cos'ha? Quindi le due mani devono essere perfettamente, diciamo, sincronizzate e coordinate, appunto. Il nostro strumento in particolare deve essere, entrambe le mani devono essere perfette, la tecnica di entrambe le mani altrettanto. Allora, i miei esercizi, perché anch'io ho avuto problemi di velocità, non che io adesso sia, diciamo, il flash del basso, anzi, spesso passaggi o comunque esercizi troppo veloci non mi vengono, quindi sono molto sincero e onesto al riguardo, non sono un grande velocista, ma diciamo che fin dove arrivo punto tutto sulla pulizia, quindi anche appunto il discorso coordinazione con la mano sinistra, perché è meglio fare una cosa, per esempio, bene a 140 bpm che malino a 160. Quindi se il nostro limite fisico è quello, è inutile, è come correre 100 metri. Ora, a parte che io ci metto 12 minuti, però diciamo che anche Usain Bolt più di 9,50, 9 secondi e 50 era il suo limite. Però possiamo arrivarci a questo limite. Come ci si arriva? Con l'esercizio, con lo studio, con l'applicazione, la dedizione. Mi sembra essere un filosofo oggi. Con gli esercizi. Allora, io ricordo con molto piacere quando frequentavo la Lizard, ne approfitto per salutare uno dei miei insegnanti, Matteo Giannetti, seguito perché un grande didatta, un grande musicista, un grande bassista, un grande contrabbassista. Lo saluto se mai vedrà questo video. E mi ricordo un esercizio che si faceva, credo, al primo o secondo anno. Era rivolto proprio in particolare alla mano destra, ma associato alla coordinazione della mano sinistra. E ce l'ho ancora proprio in mente perché mi ci è voluto mesi e mesi per arrivare all'obiettivo. Mi ricordo c'era un range, diciamo, di BPM dal quale partire e diciamo il traguardo, diciamo così, che era 120 bpm, me lo ricordo ancora. E consisteva nel fare gli arpeggi, era un do maggiore esercizio. Tutti gli arpeggi, quindi armonizzando la scala maggiore a quadriadi, in sedicesimi. Faccio vedere. Allora, si parte da Do e si fa la quadriade di Do, quindi Do maggiore, Do major 7. Due note, quindi due sedicesimi per nota, quindi Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol, Si, Si. Poi arrivo alla settima dell'accordo successivo, quindi il Re, il Do,
scendo, quindi in senso discendente, faccio l'arpeggio di re minore settima. Quindi provo do do, la la, fa fa, re re, che sarebbe re minore settima discendente. E proseguo con tutti gli altri accordi, fino ad arrivare al do, all'ottava sole. Lentamente verrebbe così. E poi posso tornare indietro. Allora, fatto così è molto semplice. Innanzitutto voglio fare una premessa. Questo esercizio si può fare in tutte le tonalità e si può, ci possiamo prendere spunto per poi creare variazioni di ogni tipo, quindi a parte il discorso velocità, a parte il discorso tonalità, ma posso anche fare, per esempio, innanzitutto partire in senso discendente, invece che contrario, oppure farle tutte discendenti, tutte ascendenti. Posso fare le scale invece degli arpeggi, quindi restando in Do verrebbe. Quindi inventate, create. Fate lavorare anche l'immaginazione perché è quello che faccio io da anni. Mi sono trovato 78.000 pagine di esercizi appuntati perché è bello anche dare sfogo alla creatività anche se sono semplici esercizi. Tornando al mitico Matteo Giannetti, al suo esercizio, quindi l'obiettivo era 120 bpm. Metto un attimo il metronomo, metto un po' meno perché se no faccio una figura. Accendiamo il metronomo. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi i sedicesimi sarebbe così su una nota sola. 2, 3, 4. Quarti, ottavi, quindi l'esercizio in sedicesimi a questa velocità verrebbe così. Ovviamente per arrivare a questo si va in modo graduale, quindi parto anche molto lentamente e poi piano piano quando sento che l'esercizio mi viene pulito in tutte le parti. C'è anche il discorso dei salti di corda, quindi non è semplice. Si va in modo graduale fino, come dicevo prima, al nostro limite. Altri esercizi utili sono, ad esempio, fermo un attimo il metronomo, le terzine. A me mi hanno aiutato tanto le terzine per sviluppare la velocità. Mi ricordo un passaggio. Diciamo, queste sono terzine. Ta 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 ta. Anche qui si può partire più lentamente. Aumentare la velocità. Questi sono alcuni esempi che mi vengono in mente di esercizi. Altrimenti, se vogliamo un attimo lasciare da parte la mano sinistra, si può fare per esempio le varie suddivisioni ritmiche su una nota sola, quindi
Metto il metronomo, inizio con ottavi, pause, poi sedicesimi, terzine. Una cosa fondamentale, dico questo, poi mi fermo per oggi, è diciamo che sia la mano che tutto il discorso avambraccio, quindi la postura, dovete trovare il punto dove siete completamente distesi e rilassati, altrimenti in tensione, passaggi veloci. Verranno sempre. Non deve essere una fatica suonare, deve essere un piacere, quindi dobbiamo trovare il punto in cui siamo completamente rilassati, come dicevo prima, e soprattutto anche la mano non ha ostacoli, nel senso non ci sono tensioni nei muscoli, nei nervi, non so che cavolo abbiamo nelle mani. Comunque deve essere completamente proprio così, un po'. E se invece sentite qualcosa, qualche dolorino o appunto questo freno, che è, vuol dire che la postura è sbagliata. Quindi, altra cosa, io ad esempio quando faccio passaggi veloci suono in questa porzione del basso, quindi utilizzo il pick up ponte nel caso di Fender Jazz, o comunque più vicino possibile al ponte, qualsiasi basso suoni, perché mi trovo meglio, perché le corde hanno c'è un feeling diverso rispetto a qui, quindi anche questo è una cosa da considerare. Trovate il vostro punto migliore, ovviamente anche in base al sound che volete ottenere, che se sono qui sarà diverso da qui. Detto questo, un altro consiglio che posso darvi è, come sapete tutti, non mi piace fare pubblicità a me stesso. Ah, innanzitutto il libro di Matteo Giannetti, uno dei libri di Matteo Giannetti, vi metto il link qui sotto, della Lizard, la collana Lizard. Ragazzi, è molto molto fatta molto molto bene. Ci sono veramente degli esercizi che dopo anni e anni io mi porto ancora, faccio ancora attualmente, perché sono sempre utili. Invece, per quanto riguarda i miei libri, come sapete non mi piace farmi pubblicità, però ne ho scritti alcuni dove mano destra, velocità, coordinazione sono molto approfonditi questi argomenti. Quindi sono ad esempio 400 esercizi per basso elettrico, oppure anche Jaco Pastorius studio completo, teoria e pratica del basso elettrico. Questi tre, diciamo, sono quelli più approfonditi per quanto riguarda questi argomenti prettamente tecnici. Quindi vi metto il link di tutto, ragazzi. Oggi mi fermo qui. Ora ho perso il nome. Salvatore, io spero di averti dato qualche buon consiglio. Scaricate il PDF allegato. Scrivetemi se qualcosa è andato storto, qualcosa ho spiegato male, sicuramente. E o se volete approfondire altri argomenti, altri aspetti tecnici, non tecnici, armonici, melodici, eccetera. Poi vi aspetto domenica, che ci divertiamo, passiamo una bella serata insieme, ci scambiamo gli auguri, panettoni virtuali e quant'altro. Quindi, ragazzi, al prossimo video.